Per qualificare un rapporto di lavoro subordinato occorre la sussistenza del vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Nel caso di specie, le parti contrattuali avevano attribuito al rapporto dapprima il nomine di collaborazione coordinata e continuativa e in seguito di collaborazione a progetto. I contratti si erano succeduti per un periodo di 6 anni, ma celavano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.